Ok, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere intervenuti e aver accettato il nostro invito. Io sono Francesca Albanese, sono Business Development Specialist nell'unità di Business Government and Security di Planetech Italia. E lo scopo di questo webinar, di questo incontro che abbiamo organizzato, era quello di informarvi a proposito di alcune nuove opportunità di finanziamento riservate agli enti di ricerca, agli enti accademici per ottenere appunto gratuitamente dei servizi di osservazione della Terra su cloud da poter utilizzare all'interno dei propri progetti di ricerca. Adesso vi condivido con me c'è Massimo Zotti, responsabile dell'unità di business di cui faccio parte, Buon pomeriggio a tutti. che vi descriverà successivamente alla mia presentazione, vi descriverà alcuni servizi di osservazione della Terra che possono essere forniti da Planetech Italia all'interno di questo programma di finanziamento. Allora, condivido lo schermo. Francesco, ho l'impressione che il tuo microfono tocchi qualcosa, perché ogni tanto si sente un rumore. Tenerlo più fermo. Allora, mi se vedete la presentazione. Sì. Ok, quindi come vi dicevo, l'incontro, diciamo, lo scopo dell'incontro è quello di presentarvi il programma OCRE, che è un programma di finanziamento a supporto dei gruppi di ricerca, i gruppi accademici, per ottenere gratuitamente dei servizi di osservazione della Terra su cloud. Prima di iniziare a parlare del programma OCRE, volevo dare giusto un accenno al gruppo Planetech per chi non lo conosce. Planetech è un gruppo formato da quattro aziende, la capofila è Planetech Italia, di cui facciamo parte io e Massimo Zotti, che è basata a Bari. C'è poi una compagnia sorella situata ad Atene, Planetech Hellas, quindi una sorella greca, e due spin-off che sono Gjokei dell'Università Tor Vergata di Roma e GAP, che invece è collegata, è uno spin-off del Politecnico di Bari, sono i nostri, diciamo, è lo spin-off con cui collaboriamo costantemente nell'ambito dell'analisi dei dati interferometrici e quindi dei dati SAR. Del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari, Sì, sì. Dipartimento Interateneo, diciamo, collegato anche al Politecnico di Bari. Ci occupiamo di diversi ambiti, principalmente di osservazione della Terra. Parliamo di osservazione della Terra intendendo, diciamo, elaborazione di dati telerilevati che possono essere da satellite, da drone, da aereo per produzione di cartografia, così come servizi di monitoraggio, alcuni dei quali verranno descritti, diciamo, in questa giornata, quindi monitoraggio del territorio su vari tematismi. Ci occupiamo di progettazione, produzione di infrastrutture di dati geospaziali, abbiamo realizzato diversi, insomma, geoportali importanti sia sul territorio italiano che in ambito di progetti internazionali, progettazione anche qui e sviluppo di sistemi legati alla geolocalizzazione e anche sviluppo di software legati al segmento di terra di importanti missioni di osservazione della terra. Di recente abbiamo partecipato alla missione Prisma, che immagino molti di voi conosceranno, per appunto la re realizzazione e il lancio di questo nuovo sensore iperspettrale che sta, diciamo, sta riscuotendo notevole interesse anche nella comunità scientifica. Tra le attività di cui a cui partecipiamo, insomma, da anni è la distribuzione dei prodotti Hexagon Geospatial, di cui siamo Platinum Partner, questa suite di prodotti per l'analisi dei dati geospaziali. Diciamo, su diversi ambiti, sia in ambito di image processing per i dati telerilevati, sia per la fotogrammetria, per la realizzazione di infrastrutture di dati spaziali, fino all'ambito mobile. Questa, diciamo, è una parte delle attività di cui Planetech si occupa. Poi, diciamo, se volete approfondire, possiamo sicuramente condividere altro materiale. Ma veniamo al motivo principale di questo webinar, che è appunto il programma OCRE. Programma OCRE, che sta per Open Cloud for Research Environment, è un programma che fa parte di, sempre rientra nell'ambito del programma Horizon 2020 ed è un'iniziativa di finanziamento rivolto, come dicevo, all'ambito ricerca, quindi che tende a fornire supporto
ai progetti di ricerca già in essere affinché vengano arricchite di ulteriori elementi. C'è stata una prima call che ha riguardato diciamo il finanziamento nell'ambito dei, proprio dei servizi cloud commerciali, quelle che sono proprio le piattaforme di hosting, quindi, mentre la call a cui ci diciamo, per cui abbiamo organizzato questo webinar, che ci riguarda Planetech più da vicino, è quella che riguarda invece i finanziamenti dei servizi di osservazione della Terra su cloud. Quali sono gli obiettivi principali del programma OCRE? Sono sicuramente quelli di stimolare l'utilizzo dei dati di osservazione della Terra, dei servizi di osservazione della Terra all'interno dei progetti di ricerca, ovviamente con un focus sull'utilizzo dei dati Copernicus, proprio perché appunto rientra nell'ambito sempre di programmi legati alla comunità europea. Un'altra delle finalità è quella di dimostrare che questi servizi possano avere ovviamente un impatto significativo nei progetti, e quindi quello di generare alla fine, diciamo, del finanziamento di questi servizi, diciamo, di generare dei risultati sui progetti che verranno finanziati, dei risultati che saranno poi degli showcase utilizzati all'interno di sia delle altre call del programma OCRE, sia dell'EOSC, di quello che è, diciamo, il portale dove vengono rappresentati poi tutti i risultati di queste attività di ricerca. E in più contribuire anche allo sviluppo del mercato dei fornitori dei servizi di osservazione della Terra, tra cui ovviamente anche Planetech Italia. I benefici per la comunità scientifica sono sicuramente quelli di ottenere gratuitamente questi servizi di osservazione della Terra, che andranno a supporto dei progetti di ricerca, semplificare enormemente il procurement, perché insomma sappiamo tutti che soprattutto diciamo per quello che riguarda il territorio italiano, quando bisogna approvvigionarsi di un servizio di osservazione della Terra o qualsiasi altro strumento da parte di un ente di ricerca che rientra ovviamente nelle procedure di approvvigionamento dell'ambito pubblico, il procurement è spesso abbastanza complesso. In questa maniera sarà direttamente il programma OCRE ad acquistare il servizio per il progetto di ricerca. Inoltre, i benefici saranno quelli di poter utilizzare il servizio di osservazione della Terra soprattutto per chi lavora in ambiti di ricerca in cui questi servizi non li ha mai utilizzati, quindi sarà un'opportunità di conoscere nuovi strumenti e arricchire sicuramente la ricerca di diciamo un supporto molto valido e innovativo. Inoltre la comunità scientifica avrà la possibilità di integrare i risultati della propria ricerca all'interno dell'European Open Science Cloud, che, come vi accennavo, è questo repository di informazioni legate a progetti di ricerca che vengono poi condivise in tutta la comunità scientifica internazionale. Chi può partecipare a questa call? Sono tutti gli istituti che fanno parte della National Research and Education Network, che vedete rappresentati a livello di territorio in verde in questa mappa, e quindi sicuramente per il territorio italiano tutti gli enti e le università che fanno riferimento alla rete GAR. I servizi di osservazione della Terra che verranno offerti per i gruppi di ricerca che li richiederanno saranno diciamo verranno mostrati, caricati all'interno di un sistema un sistema all'interno del programma OCRE che si chiama Dynamic Processing System, per cui ogni fornitore di servizi di osservazione della Terra come Planetech potrà pubblicare i propri servizi, mostrarli, e chiunque sarà interessato a utilizzare quella tipologia di servizi per i propri progetti di ricerca potrà quindi farne richiesta ad OCRE presentando un'application. Franci, allora fammi fare un epilogo generale delle cose che abbiamo detto. Sì, forse sto andando troppo veloce, sì. Così da seguire, no, è utile diciamo riepilogare quindi i punti salienti di questa opportunità. Esiste questo programma europeo che quindi permette di ottenere un voucher, un po' come i voucher che abbiamo visto in questo periodo. Mobilità, sì. Esatto, per l'acquisto degli strumenti di promobilità o per altre cose. Quindi sulla base della richiesta che l'ente di ricerca farà, descrivendo il suo progetto e i motivi per cui vuole acquistare un servizio di osservazione della Terra basato su dati Copernicus, il programma OCRE rilascerà un voucher. Questo voucher potrà essere speso
sul DPS, quindi il Dynamic Procurement System che hai mostrato nella slide precedente, che sarà un ambiente che sostanzialmente semplificherà il procurement di questi servizi. Dal lato dell'industria, quindi visto dal punto di vista nostro di Planetech, quello è un marketplace sul quale noi ci andremo a registrare e sul quale offriremo i nostri servizi di monitoraggio. Gli enti di ricerca che hanno presentato una proposta di attività di ricerca che prevede l'uso di servizi di osservazione della Terra e che ha ottenuto il voucher, potrà andare su questa piattaforma e spenderlo, spendere il voucher scegliendo i servizi Perfettissimo. che saranno presenti perché offerti dalle aziende che si sono qualificate su quel marketplace. Questo è Esatto. veramente in grossa sostanza il processo. Sì. Qui in questa slide invece vi mostro quali sono le call del programma OCRE per i servizi di osservazione della Terra. La prima call è stata lanciata il 14 ottobre scorso e scade il 30 novembre, quindi c'è ancora un po' di tempo per presentare eventuali application anche per questa call. Le valutazioni verranno fatte entro fine gennaio 2021, dopodiché ci sarà tutto un processo da parte del programma per l'attivazione, diciamo, l'erogazione di questo voucher. Ci saranno poi altre due call nel 2021 che sono previste a febbraio e a luglio, più o meno con gli stessi tempi poi di scadenza per l'application e diciamo tempi per la valutazione. Nell'ambito di questa prima call, allora intanto all'ambito del programma sono stati messi a disposizione diversi milioni di euro per finanziare questi servizi di osservazione della Terra a supporto dei progetti di ricerca. Nell'ambito di questa prima call sono attive due delle tre wave che vedete qui elencate. La prima wave, la wave 2, è quella che si riferisce a un finanziamento che avviene al 100% e che riguarda appunto un'application fatta da un istituto di ricerca, da un gruppo di ricercatori, da un'università. Nella wave 3, invece, è il caso di un cofinanziamento che quindi può avvenire tra un ente richiedente, che si intende in questo caso un ente a livello nazionale, un istituto che abbia già in essere un progetto di ricerca in cui magari vengono già utilizzati i servizi di osservazione della Terra e che per qualche motivo vuole estendere, migliorare l'utilizzo di questi servizi e quindi chiede ad OCRE un cofinanziamento. Massimo, correggimi se sbaglio perché diciamo, Assolutamente corretto, Francesco. ho inteso il cofinanziamento. Quindi queste due waves sono presenti già in questa prima call. Il processo di valutazione, di application e di valutazione del programma OCRE consiste nel sottomettere un'application attraverso un form che adesso vi mostrerò, che è anche molto semplice da riempire, da compilare. Il programma OCRE parte quindi poi a scadenza della call con le valutazioni e quindi un advisory board di esperti che sono stati nominati verificherà se diciamo, ci sono tutti i requisiti per ottenere questo voucher. Nel momento in cui il voucher viene, diciamo, ottenuto, diciamo, la proposta viene accettata, viene praticamente emesso per ciascun progetto un piccolo tender, diciamo, per tutti i fornitori che avranno esposto i propri servizi sul DPS. Quindi partirà questo piccolo bando e quindi il progetto di ricerca potrà scegliere il servizio di osservazione della Terra più adatto ai suoi scopi. Questo è l'application form del programma OCRE, che vi voglio mostrare direttamente nel browser per mostrarvi come sia anche abbastanza semplice. Ditemi se vedete anche il browser. Non si vede, Franci, mi sa che stai No? condividendo l'applicazione. No. Adesso devi condividere il browser. Allora, adesso dovrebbe essere Sì. visibile il browser. Quindi questa è l'application form. Quindi l'application consiste nell'inserire semplicemente i dati di contatto del richiedente. Il dettaglio, il nome del progetto e un po' di dettagli sul progetto di ricerca in essere, con dei riferimenti anche a
quali possono essere le sinergie con l'utilizzo di servizi di osservazione della Terra in campi abbastanza limitati, fino a 4.000 caratteri. Un campo successivo che ritengo sia il più importante ai fini della valutazione per il voucher del programma OCRE, in cui inserire quali sono le motivazioni per cui si ritiene che l'utilizzo di un servizio di osservazione della Terra su cloud, che utilizzi dati Copernicus, possa migliorare e possa generare dei risultati interessanti al proprio progetto di ricerca. E anche questo è un campo abbastanza limitato, fino a 8.000 caratteri. Poi ci sono delle altre informazioni in forma di questionario, se si conoscono i principi dei dati FAIR, per esempio, che sono i dati che rispettano tutta una serie di requisiti di accessibilità, interoperabilità, eccetera. Altre domande abbastanza semplici a cui rispondere semplicemente sì o no. Qual è la wave che si sceglie, quindi se si intende richiedere un finanziamento al 100% o un cofinanziamento. È necessario scegliere anche il livello di finanziamento necessario per l'acquisto di questi servizi di osservazione della Terra. Quindi parliamo di un finanziamento fino a 50.000 euro per progetti che durano fino a 6 mesi, tra i 50 e i 75 per progetti che durano fino a 9 mesi e fino a 100.000 euro per progetti che durano fino a un anno. Questo intervallo, questo invece range che vedete tra i 100 e i 250.000 euro si riferisce ai progetti in cofinanziamento. In questa fase, diciamo, in questa prima call del programma OCRE, è sicuramente molto importante individuare la richiesta da effettuare anche in base ai tempi del progetto di ricerca, perché il programma OCRE richiederà di mostrare dei risultati di utilizzo di questi servizi di osservazione della Terra all'interno del proprio progetto in tempi che non devono essere particolarmente lunghi, quindi non in anni ma in mesi. Quindi se si ritiene che il proprio progetto di ricerca possa poi mostrare dei risultati interessanti arricchendosi con il servizio di osservazione della Terra in 6-9 mesi, si potranno scegliere appunto di conseguenza uno di questi range di finanziamento. Altre informazioni nell'application form sono poi i dettagli sull'istituto o l'università che fa richiesta di finanziamento, quindi alcuni dettagli sui ricercatori che lavorano all'interno del progetto di ricerca, quindi quelli che sono i background, la formazione, il curriculum, se vogliamo, dei ricercatori del gruppo di ricerca, una descrizione delle milestone principali con relative deadline del progetto, quindi per mostrare appunto in che tempi si intende poi presentare questi risultati ad OCRE, ed è possibile anche unire un allegato che descriva per esempio o l'istituto di ricerca che fa richiesta del voucher o anche una brochure o un paper che è relativo al progetto di ricerca già in essere, quindi arricchire ulteriormente la richiesta, l'application. Quindi altri dettagli appunto sull'istituto che fa richiesta e altre semplici domande. Se il dipartimento di procurement o il dipartimento IT è informato sul fatto che si sta facendo richiesta di utilizzo di questi servizi, anche se queste richieste probabilmente sono più relative alla precedente call che riguardava appunto l'utilizzo delle infrastrutture in cloud piuttosto che di servizi di osservazione della Terra. E altre domande, quindi se già si è ottenuto un funding nell'ambito di OCRE o meno e così via. Come vedete è un form abbastanza semplice che si può compilare se appunto esiste già un progetto di ricerca in corso e si ha già idea di come il servizio di osservazione della Terra possa arricchirlo, è abbastanza semplice. Franci, allora facciamo un riepilogo guardando questo form, così sì. Approfittiamo anche per rispondere a qualche domanda che sta arrivando nell'area di Q&A. Uh-huh. Quindi abbiamo detto in generale, io posso già avere un progetto avviato che magari non prevede l'uso di servizi di osservazione della Terra e OCRE mi permette di aggiungere al mio progetto questo tipo di servizi. Altrimenti può essere anche un progetto
che io decido di far partire ex novo, approfittando dell'opportunità di poter ottenere un voucher per acquistare questi servizi. E quindi magari questo mi permette di avviare uno studio su qualcosa che prima non era la mia portata, perché sarebbe stato troppo costoso poter ottenere questi dati. Sì, esatto. Non esistono risposte giuste o risposte sbagliate a questo form, nel senso che anche i punti che Francesca citava prima, quando ci sono quesiti tipo hai già parlato col tuo dipartimento IT all'interno dell'università o dell'ente di ricerca, sono informazioni che loro raccolgono soltanto per avere un quadro generale del quadro di chi fa la richiesta, sì, di qual è la situazione del... Non c'è una risposta sbagliata o penalizzante, perché... in qualche modo o penalizzante. Queste sono informazioni che loro raccolgono soltanto per capire un po', anche per finalità statistiche. Fatemi dire qual è l'approccio che viene seguito nell'implementazione di questi progetti. Sicuramente nel momento in cui io scelgo di andare ad acquisire dei servizi che per esempio permettono di accedere a informazioni che vengono fornite tramite delle API dei servizi web, un minimo di verifica su come la mia piattaforma si interfaccia con servizi esterni magari dovrò averla fatta, e quindi in quel caso può essere opportuno appunto lavorare con interagire con i miei colleghi del servizio IT. Così come c'è una domanda tipo hai già parlato con il tuo ufficio acquisti, ma anche qui l'ufficio acquisti potrebbe essere coinvolto, potrebbe non essere assolutamente coinvolto, esatto, nel momento in cui il processo avviene interamente tramite voucher. Quindi non c'è una risposta che sia bloccante rispetto al processo. Sicuramente gli aspetti importanti da mettere in evidenza sono quelli legati al fatto che il progetto su cui si vuole andare a lavorare e che userà il voucher di Ocre abbia dei risultati che siano più concreti e fatemi dire, operativi e rappresentativi possibile, perché l'obiettivo di Ocre è anche creare degli showcase, cioè avere una narrazione di soluzioni che sono state rese possibili grazie al programma. Sì. Questo è fondamentale. E quindi, come diceva Francesca, è importante anche il timing, ovvero il fatto che i risultati dell'implementazione, dell'utilizzo di questi servizi nel progetto possano essere mostrati il più velocemente possibile. Perché ovviamente Ocre è un progetto che dura un paio d'anni, e loro hanno anche loro necessità di dimostrare che il progetto sta avendo delle ricadute positive sul quando è ancora in corso, sì. Esatto, e anche sul mercato in termini di, diciamo, di spinta alle aziende che riusciranno a erogare questo tipo di servizi. Approfitto per rispondere al volo a qualcuna delle domande che già comincia ad arrivare. Una domanda è se questo programma è limitato ai progetti di ricerca e sviluppo e agli enti istituzionali. La risposta è che i beneficiari del voucher possono essere enti che si occupano di attività di ricerca. Ricerca no profit. Di ricerca no profit, esatto. Quindi una domanda più sotto chiede il finanziamento può essere chiesto da una startup innovativa? No. No. È un finanziamento che può essere richiesto e ottenuto soltanto da enti che fanno ricerca. La domanda se esiste una piattaforma in cui è possibile fare un'indagine sui diversi prodotti disponibili, se guardate nel form, sì, c'è un passaggio in cui viene citata, per esempio, LioMol. LioMol, che cos'è? Un portale realizzato dall'ERSC, che è l'Associazione Europea delle Aziende Remote Sensing, che già raccoglie un'offerta sostanzialmente di servizi di osservazione della Terra che sono pubblicati su LioMol da parte delle aziende socie. Ci sono anche servizi di Planetech su LioMol. Quindi qualcuno si può fare già un'idea su questo. Naturalmente il motivo per cui Planetech organizza questo incontro è anche diffondere la conoscenza circa i servizi che noi offriamo, che io adesso andrò a presentare appena terminiamo la presentazione del programma Ocre nel suo insieme. Invece la domanda che chiede se ci saranno differenze tra la futura piattaforma e quelle operative di Copernicus, qui non stiamo parlando assolutamente di
una nuova piattaforma, stiamo parlando di un programma che offre un'opportunità di finanziamento. Quindi con questa opportunità di finanziamento io posso decidere se acquistare servizi da aziende, se acquistare servizi per esempio dai DIAS, quindi le piattaforme che sono già operative di Copernicus, e quindi volendo posso anche sfruttare questo voucher per comprare servizi che vengono già erogati dalle piattaforme di Copernicus, se queste servono e sono funzionali alla mia attività di ricerca. Massimo, c'è un'altra domanda, non so se vogliamo già rispondere o le lasciamo alla fine, da parte di Raffaella Sanna, che chiede se il finanziamento può essere ottenuto da un centro di ricerca a partecipazione pubblica, no profit, che fa parte della rete GAR. Allora, secondo me sì, ma Sì, anche secondo naturalmente me. noi poi abbiamo un canale diretto di comunicazione con il team di Ocre, quindi però secondo me sì, non ci Sì, sono problemi. perché la rete GAR era la rete citata diciamo, nel materiale di Ocre, Sì. a proposito degli enti che erano, diciamo, che potevano partecipare alla richiesta. Quindi direi di sì, però ecco, possiamo sicuramente Sì, approfondire ulteriormente. sono abbastanza certo che non ci siano problemi. Possiamo poi verificarlo con i colleghi di Ocre, ma non ci saranno assolutamente difficoltà da questo punto di vista. Francesca, ti lascio terminare Sì, la tua. torno un attimo alla presentazione, perché c'era un'ultima slide. I livelli di finanziamento li abbiamo già descritti con il form, quindi in base alla durata del progetto anche i range di finanziamento che si possono richiedere, quindi al 100% in alcuni casi, al 50% per i progetti cofinanziati che però possono ottenere dei finanziamenti più elevati fino a 250K. Alcuni links del programma Ocre che poi vi condivideremo sicuramente al termine del webinar insieme al collega che sta coordinando la parte di comunicazione, quindi vi manderemo i riferimenti sia all'application form, al programma Ocre e anche ai servizi Reticus che adesso Massimo vi andrà a descrivere per mostrare appunto quali sono le tipologie di servizi di osservazione della Terra che possono essere richieste, che possono essere finanziate attraverso questo programma. Allora ti passo la parola, Massimo. Grazie Franci. Allora, io vado qui a raccontarvi quella che è la nostra proposta a supporto delle attività di ricerca del programma Ocre. Francesca già citava la piattaforma Reticus. Per chi non la conosce ancora, la piattaforma Reticus ha questo nome perché Gioan Gioacchin Reticus era l'unico assistente di Niccolò Copernicus e addirittura è stato la persona che in un certo senso ha convinto Copernico a diffondere i risultati del suo lavoro. Noi abbiamo voluto dare il nome Reticus alla nostra piattaforma perché vogliamo sottolineare lo stretto legame che c'è tra il programma Copernicus e quello che noi facciamo con Reticus, e perché in un certo senso ci piace l'idea che Reticus sia il modo di trasformare i dati e le informazioni che il programma Copernicus mette a disposizione in servizi per la conoscenza, a beneficio degli enti di ricerca, ma anche di tantissimi utenti finali che possono sfruttare questi dati per ottenere delle informazioni. Questa è una piattaforma, quindi è sicuramente il tipo di soluzione che il programma Ocre predilige come diciamo, piattaforma di riferimento per erogare poi i suoi voucher. È una piattaforma pensata per erogare servizi in abbonamento attraverso il cloud. Infatti, Reticus gira su un cloud nazionale in questo momento. E questi servizi sono erogati utilizzando dati satellitari, ma non solo, quindi combinati anche con altre informazioni di tipo geospaziale e non solo. E soprattutto la natura importante di questo servizio è quello di erogare informazioni che vengono costantemente aggiornate, grazie al fatto che il programma Copernicus mette a disposizione immagini satellitari che vengono continuamente acquisite in maniera ricorrente sul nostro pianeta. E quindi quello che noi facciamo con Reticus è trasformare questi dati che vengono acquisiti dalle costellazioni del programma Copernicus attraverso delle modalità di processing automatico che avviene tutto sul cloud in informazioni e conoscenza. Questo è un processo assolutamente non banale.
E sicuramente una delle ricchezze del programma Ocre sta proprio in questo, nel fatto di rendere disponibili servizi che sono per loro natura complessi e spesso anche costosi, perché chiaramente richiedono l'utilizzo di infrastrutture cloud, anche lo sfruttamento di tantissimo know-how industriale che c'è dietro, per creare delle informazioni che invece di per sé sono molto utili a supportare l'attività della ricerca. E gli ambiti applicativi sono tantissimi. Perché con Reticus possiamo supportare le attività legate al controllo degli spostamenti del terreno, quindi fenomeni legati alle frane, legati alla subsidenza, alla stabilità delle infrastrutture. Possiamo controllare fenomeni legati alla qualità delle acque marino-costiere, quindi fioriture algali, supportare le attività di acquacoltura o in generale la pesca. Possiamo naturalmente controllare con i dati di Copernicus le variazioni sul territorio, quindi sulla copertura del suolo, possiamo controllare gli incendi boschivi e in ambito urbano chiaramente controllare le dinamiche urbane, ma anche l'impermeabilizzazione dei suoli, le isole di calore, in generale i cambiamenti nel territorio urbano. Infine, anche in ambito agricolo, naturalmente le applicazioni sono dalle più svariate, dal monitoraggio delle colture anche all'individuazione, per esempio, di coltivazioni di colture illegali. Quindi davvero gli ambiti applicativi sono tanti. Una cosa importante del modo in cui eroghiamo questi servizi a beneficio dei nostri utenti è che per gli utenti finali, quindi immaginate dopo farò qualche esempio, per le aziende che gestiscono le reti idriche e fognarie, che non capiscono e non vogliono capire nulla di osservazione della Terra, satelliti, eccetera, noi mettiamo a disposizione delle applicazioni web, che sono molto semplici da consultare, o addirittura mandiamo periodicamente semplicemente dei report in formato PDF che il responsabile della struttura può consultare senza doversi preoccupare minimamente di come queste informazioni sono generate. Naturalmente Reticus può invece erogare anche informazioni sotto forma di shapefile, di KML, di GeoDatabase o addirittura tramite delle API o dei web service che permettono quindi delle integrazioni molto efficaci machine to machine, ovvero dal nostro cloud direttamente all'applicazione di chi vuole lavorare con noi per costruire delle soluzioni che sfruttino questo tipo di informazioni. Gli ambiti, come dicevo, sono tanti e per numerosi di questi ambiti abbiamo creato già delle applicazioni verticali, che adesso vi vado molto velocemente a raccontare, seguendo un po' lo schema di quelli che sono i servizi pubblicati sul sito web di Reticus. Quindi all'indirizzo reticus.eu troverete già una serie di servizi che sono quelli che ritroverete poi nella DPS, quindi nel Digital Procurement System, del Dynamic Procurement System che Francesca citava come piattaforma che poi Ocre utilizzerà per andare a erogare i voucher. Allora, il primo servizio di cui voglio parlare è il servizio che si chiama Displacement. Reticus Displacement è un servizio che controlla la stabilità del terreno utilizzando tecniche di interferometria radar multitemporale. Questa è un'applicazione che abbiamo costruito lavorando insieme al nostro spin-off che si chiama GAP e come Francesca diceva prima è uno spin-off che abbiamo creato insieme all'Università di Bari ed è quindi proprio il modo migliore per raccontare in che modo l'industria e la ricerca possono lavorare insieme per costruire delle applicazioni innovative. Reticus Displacement non fa altro che analizzare serie continue di informazioni radar che vengono acquisite da piattaforme satellitari. E man mano che i satelliti radar, nel caso specifico, parliamo di applicazioni che vengono alimentate da dati Copernicus, quindi parliamo del satellite Sentinel-1, della costellazione Sentinel-1, fatta da due satelliti di Copernicus, sono due satelliti radar. Che cosa fanno questi satelliti? Man mano che fanno acquisizioni sulla superficie terrestre, misurano con un segnale radar la distanza che c'è tra il sensore stesso, la cui posizione orbita è nota, è costante, cioè costantemente nota nello spazio, e gli oggetti sulla superficie terrestre che riflettono il segnale radar. Grazie a questa misurazione continua, che è fatta con un segnale di microonde, quindi estremamente precisa,
io mi posso accorgere che se tra un passaggio e l'altro del satellite c'è un fenomeno di stabilità del suolo, c'è qualcosa che si muove quando invece dovrebbe essere fermo, grazie a degli algoritmi molto sofisticati, dei calcoli molto pesanti che richiedono tantissime CPU e quindi richiedono un cloud per poter lanciare questi processi, io mi posso accorgere se ci sono degli elementi al suolo, come vediamo in questa immagine in una zona di Roma, se ci sono degli elementi al suolo che invece di essere fermi si stanno muovendo, anche in maniera millimetrica, quindi anche se lo spostamento è leggerissimo e lentissimo rispetto al punto di vista del satellite, quindi al raggio di acquisizione del segnale radar. Quando io vado ad interrogare uno solo di questi target, posso tirar fuori una serie storica di informazioni che mi dice come quel punto si sta spostando nel tempo. In questo grafico che vedete, io vedo rappresentate con ciascun pallino arancione le tante immagini radar che sono state usate per fare questo calcolo e capisco che dal 2014, da ottobre 2014, che è la data in cui è stato il satellite Sentinel-1 ha cominciato a rilasciare dati, fino al 2017, io vedo che quel punto specifico ha subito un abbassamento di 23 mm, quindi 2 cm, quasi 2 cm e mezzo, con una velocità di 8 mm e mezzo all'anno. Vedete rappresentata qui la velocità con cui questo elemento si sta spostando. Questa informazione è cruciale per andare a capire che cosa sta succedendo in quel punto specifico del territorio. E se vado a investigare mi accorgo che lì magari c'è un ponte in cui in questo caso si è rotto un giunto a causa proprio dello spostamento del terreno sottostante. Questo mi dà chiaramente un'allerta immediata su un problema di stabilità di un'infrastruttura, in questo caso un'infrastruttura viaria. Questo è un esempio di come il servizio Reticus Displacement mi può aiutare a monitorare i fenomeni di instabilità del suolo e quindi spostamenti del suolo. Per esempio in questo caso siamo in Friuli Venezia Giulia e ci accorgiamo che c'è tutta una parte di questo comune che presenta fenomeni di instabilità legati in questo caso magari alla presenza di fenomeni franosi. Oppure abbiamo questo caso bizzarro ma molto particolare di un comune in Francia, nel sud della Francia, dove un esperimento di geotermia, che sapete è una di queste nuove tecniche che servono per la produzione di energia utilizzando la geotermia, però qui l'esperimento è andato male, si è creata una bolla nel sottosuolo che sostanzialmente sta gonfiando il suolo di questo paese che si chiama Kirchheim ed è al confine tra Francia e Germania. E infatti vedete in questo grafico che dal 2014 al 2018, in 4 anni, addirittura quest'area di questo paese, mentre tutto il resto è sostanzialmente stabile, dove vediamo i pallini verdi, sappiamo che non ci sono grossi movimenti, ma in quest'area qui vedete tanti pallini blu, perché quest'area si sta sostanzialmente sollevando e addirittura si è sollevata di 12 centimetri. Infatti quella zona del paese è stata chiusa, se guardiamo le foto di quell'area vediamo i paesi, gli edifici, con delle crepe perché si stanno sollevando e quindi si stanno aprendo, purtroppo come dei panettoni quando li evitano troppo. Questo è un altro esempio proprio del tratto di strada che collega Roma con Fiumicino. Questo è il grande raccordo anulare e questo è un tratto della Roma-Fiumicino che è un'area notoriamente che presenta fenomeni di grande subsidenza. Infatti vediamo qui che ci sono una serie di target che scatterano, noi diciamo, rispondono al segnale radar in maniera molto forte. Misurandoli ci accorgiamo che quel tratto di strada sta subendo un forte problema di instabilità. Queste informazioni sulla stabilità del territorio, sulla stabilità degli elementi che insistono sul territorio, sono cruciali per andare ad alimentare i servizi verticali che noi abbiamo creato utilizzando i dati di Reticus Displacement come carburante per questi servizi verticali. Di nuovo, questo è il contesto in cui la collaborazione tra Planetech e dati e gli enti di ricerca può aiutare a creare soluzioni nuove, innovative, che vadano a soddisfare le esigenze
dei nostri dei clienti che abbiamo in Italia, in Europa e in tutto il mondo, grazie al fatto che i dati di Copernicus sono disponibili con copertura globale. Questo è già stato una grandissima risorsa per aziende come Planetech, che grazie a questa disponibilità su scala globale hanno avuto la capacità di realizzare servizi che oggi possiamo vendere in tutto il mondo. La collaborazione con chi si occupa di ricerca scientifica è win-win, perché noi chiaramente possiamo arricchire di funzionalità le nostre soluzioni. Chi si occupa della ricerca può sfruttare l'opportunità di avere dall'altro lato non solo un partner industriale come Planetech che magari facilita l'interazione con soprattutto gli utenti finali, i clienti, che vi assicuro sono estremamente esigenti nelle loro richieste. E questo è un fortissimo stimolo per chi si occupa di ricerca, avere qualcuno con un'esigenza concreta da soddisfare e dover trovare delle soluzioni che siano realmente rispondenti alle loro necessità. Allora, andiamo a vedere velocemente quali sono questi applicativi verticali che oggi sfruttano i dati di Reti Use Displacement. Il primo, Network Alert, lo citavo prima, è una soluzione che abbiamo realizzato per chi gestisce le reti idriche e le reti fognarie. Grazie a Network Alert vedete che la consultazione, per esempio, delle informazioni di spostamento del terreno è molto semplificata a beneficio di chi deve gestire invece una rete di condotte idriche o di condotte fognarie e vuole sapere semplicemente qual è il tratto che deve andare a verificare, cioè vuole sapere qual è la priorità con cui deve mandare in campo le squadre che vanno a fare le ispezioni. Invece che mandarle in maniera casuale o intervenire solo quando il cittadino ti chiama perché c'è stato una rottura, perché c'è stato addirittura una voragine quando crolla un pezzo di rete, un tratto di rete fognaria, poter pianificare in anticipo e quindi sapere quali sono i tratti della sua rete che presentano le maggiori criticità. E quindi sapere che in questo punto, in questo tratto della rete, c'è un problema di instabilità che quando vado a fare l'ispezione poi all'interno della rete fognaria mi fa vedere che effettivamente qualcosa sta accadendo, c'è una crepa sulla quale devo andare ad intervenire. Allo stesso modo, l'applicazione che si chiama Safeway ci permette di controllare la stabilità delle reti di trasporto, quindi sia delle reti viarie che delle reti ferroviarie, per esempio. Di nuovo, per questo tipo di applicazioni è fondamentale perché possano fornire informazioni sempre più accurate e utili a chi deve gestire la stabilità delle infrastrutture, combinare l'informazione che arriva dal dato satellitare, che è quella che noi gestiamo con Reti Use Displacement, con informazioni che invece arrivano dai volumi di traffico, dalle segnalazioni dei cittadini, dalle informazioni relative ai materiali con cui l'infrastruttura è costruita. Altro è analizzare la stabilità di un ponte di cemento armato, altro è analizzare la stabilità di un ponte, per esempio, in acciaio o in altri materiali. Quindi anche qui il contributo delle attività di ricerca e, come potete immaginare, quello della gestione dei big data attraverso soluzioni che usino anche il machine learning, quindi algoritmi adattativi che migliorano costantemente i risultati che ci offrono, è un'area di lavoro fondamentale sulla quale c'è tantissimo da fare ancora e ci sono grandissimi spazi di collaborazione. Quindi questo è un esempio dell'applicazione Safeway applicata alle reti ferroviarie, ma ancora Building Check è un'altra applicazione che invece ci fa vedere come io posso controllare la stabilità anche di singoli edifici. In questo caso combinando informazioni che arrivano da Copernicus, dai satelliti di Copernicus, con informazioni che arrivano da satelliti commerciali. Quindi qui rispondo per esempio alla domanda di Davide che dice, oltre ai dati già processati, possiamo chiedere dati grezzi o parzialmente processati? In realtà con il voucher io non posso acquistare dati, ma posso acquistare servizi, per esempio, che combinino i risultati del processing di dati di Copernicus con i risultati del processing di dati commerciali, quindi per esempio dati satellitari ad alta risoluzione.
in questo modo spero di aver risposto anche alla domanda di Mimmo, che chiede se è possibile avere i servizi diretti di User Displacement su dati Cosmos SkyMed, oltre che Sentinel, sì, integrando entrambe le fonti informative. Vado velocemente verso la fine di questa presentazione raccontando che per esempio l'applicazione Urban Dynamics di Reticus, anche qui è un'applicazione che utilizza il monitoring continuo fatto con i dati Sentinel 2 che vengono acquisiti una volta alla settimana su tutti i nostri, su tutto il territorio europeo, e evidenzia i cambiamenti persistenti che avvengono sul territorio, subentrando con un'acquisizione satellitare ad altissima risoluzione per andare poi a verificare nel dettaglio qual è il cambiamento avvenuto. Come potete ben immaginare, anche qui c'è tantissimo ancora da fare per automatizzare questi processi di riconoscimento dei cambiamenti sul territorio, sfruttando algoritmi di classificazione, di analisi di feature, di analisi dei cambiamenti sulle immagini, che siano più automatici possibile, quindi basati di nuovo sul machine learning, su algoritmi di deep learning. E questa è un'altra area su cui c'è tantissimo spazio per attività di ricerca. Lo stesso vale per le applicazioni legate al controllo degli incendi boschivi. Wildfire è l'applicazione che viene adottata da tantissimi enti parco in Italia o da amministrazioni regionali per controllare l'estensione delle aree percorse dal fuoco, ma è la gravità dell'incendio sulle aree colpite, ma anche di individuare nel tempo, attraverso il monitoraggio continuo, la presenza di attività illecite. Voi sapete che le aree colpite da incendio sono poi sottoposte a vincolo, quindi su quelle aree non è possibile andare a costruire. Se io riesco a monitorare con efficacia l'area percorsa da incendio nel tempo, mi accorgo se qualcuno sta costruendo. Così come posso tenere sotto controllo il tasso di ricrescita della vegetazione, quindi quella che chiamiamo la rinaturalizzazione dell'area percorsa dall'incendio. Di nuovo, questo è un ambito su cui tantissimo si può fare per rafforzare ulteriormente queste applicazioni, lavorando insieme su algoritmi che rendano sempre più automatici i nostri processi di analisi e cambiamento dei dati, e algoritmi che ci permettono di integrare sempre più informazioni ancillari che non sono derivate dal dato satellitare, ma che possono essere derivate da altre fonti informative, da sensoristiche in loco, da strumenti di sorveglianza come le camere che vengono usate per avvistare gli incendi e per fare l'early warning, e via dicendo. Con l'obiettivo di realizzare poi delle applicazioni accessibili su web, semplici e come quella che vedete in questa slide, che è l'applicazione web di Wildfire, che alla fine fornisce al gestore dell'ente parco degli indicatori molto semplici e intuitivi da analizzare per capire qual è stato, per esempio, l'andamento del tempo delle aree incendiate e avere delle statistiche molto chiare anche di quelli che sono i comuni più colpiti da questi incendi. Come vi dicevo, uno dei modi più semplici poi per rendere accessibili queste informazioni è distribuire all'utilizzatore finale dei report in formato PDF dalla consultazione semplificata, in questo caso. A me piace molto fare anche l'esempio delle applicazioni per l'acquacoltura, e così parliamo alla fine delle applicazioni che usano i dati sulla qualità delle acque marine costiere, perché io dico sempre la nostra applicazione per l'acquacoltura è proprio l'esempio di come riusciamo a semplificare la complessità dello spazio a beneficio dei nostri utenti. Alla fine potete immaginare che chi gestisce un impianto di acquacoltura vuole sapere veramente quasi un'informazione molto semplice: posso pescare le cozze o le spigole dal mio impianto, o le devo lasciare ancora lì a crescere per un po' di tempo? Questa è una decisione che lui può prendere sulla base di una serie di, potete immaginare, di tantissimi parametri complessi che riguardano, tengono conto anche dei parametri chimico e fisici dell'acqua che influiscono sui modelli di crescita dei nitidi o appunto dei pesci come orate e spigole. Quello che noi facciamo con Reticus Aquaculture è mettere insieme tutte queste informazioni per tirar fuori
degli indicatori molto semplici che supportino chi gestisce l'impianto nelle sue decisioni rispetto all'opportunità o meno di raccogliere la sua produzione. Reticus Marine è un altro esempio di come la capacità di elaborare in continuo i dati ci permette di tirare fuori, in questo caso su base quotidiana, informazioni relative al contenuto di clorofilla dell'acqua, alla temperatura superficiale delle acque o al livello di trasparenza, quindi turbidità delle acque. Noi possiamo monitorare questi valori su base giornaliera e col tempo tirar fuori quindi delle informazioni su base periodica. Qui rispondo all'altra domanda che chiede con quale frequenza vengono aggiornate le informazioni. La frequenza può essere scelta insieme sulla base chiaramente della frequenza di calcolo dei dati di input. Se io ho satelliti come quelli per il monitoraggio della qualità delle acque che mi forniscono dati su base giornaliera o addirittura più volte al giorno, come ormai succede combinando le varie fonti che utilizziamo per i servizi di Reticus Marine, io posso calcolare delle medie, calcolare dei trend che poi andrò a rappresentare in applicazioni di semplice consultazione come questa su base settimanale, mensile, o andando a fare anche delle analisi in intervalli di tempo molto specifici. Di nuovo, nel caso dell'analisi degli spostamenti del terreno, se il satellite acquisisce informazioni una volta alla settimana, avrà senso che vada a rilasciare degli aggiornamenti, per esempio su base mensile, calcolando una media degli spostamenti del terreno che non risenta del rumore che può esserci tra un'acquisizione e l'altra a distanza soltanto di una settimana. Io con questo ho finito questa rassegna delle applicazioni e servizi Reticus che renderemo disponibili nella piattaforma DPS del programma Ocre. Qui trovate i riferimenti miei di Francesca, naturalmente con l'alias ocre@planetech.it, che potete usare per chiederci chiarimenti o anche supporto nella presentazione della proposta, quindi nella compilazione dell'application form. Abbiamo un canale diretto di comunicazione con i colleghi di Ocre. Stamattina abbiamo tenuto un webinar simile a questo in inglese con i colleghi di Ocre, e il link a questo webinar, grazie all'aiuto di Antonio che segue e ci aiuta a organizzare questo Dietro le webinar quinte. dietro le quinte. Metteremo a disposizione di tutti i partecipanti a questo webinar anche il link del webinar di questa mattina, così chi ha voglia di sentirsi raccontare e spiegare il programma Ocre direttamente dal collega svedese, credo sia Ian, Norvegese, norvegese, può farlo direttamente dalla da quel registrazione. webinar, e siamo a disposizione appunto, per aiutarvi anche a confezionare al meglio la proposta di progetto. C'è un'altra domanda. Posso sottomettere la mia proposta su Ocre per avere il finanziamento e acquistare il prodotto? Quindi la domanda è: se ho visto che Reticus può essere un prodotto utile per il mio progetto, posso sottomettere la mia proposta e avere il finanziamento? Sì, naturalmente avere il finanziamento, teniamo le dita incrociate perché naturalmente sono numerosi gli enti di ricerca che stanno facendo delle proposte. Da questo punto di vista può essere utile sentirci per capire e anche darvi magari qualche suggerimento su come confezionare al meglio la proposta, perché noi sappiamo quali sono gli aspetti che ad Ocre sono più cari e sono quelli che citavamo prima. Il fatto di poter, per esempio, portare velocemente dei risultati, risultati che siano rappresentativi e che facciano capire qual è il vero contributo che è derivato al progetto dal fatto di usare servizi di osservazione della Terra. Attenzione, servizi di osservazione della Terra preferibilmente basati su cloud, perché il cloud quando è che serve? Quando io devo processare in maniera continua dati, quindi non soltanto utilizzare immagini satellitari, quindi un singolo dataset o una singola immagine, ma far vedere che la capacità di sfruttare dati che sono processati in maniera continuativa, e quindi io tiro fuori degli indicatori che diventano utili come input alla mia applicazione, allora quello può diventare sicuramente un elemento caratterizzante della proposta. Giovanni ci chiede: sono un ricercatore di archeologia
e come si può sposare il programma Eretticus con le esigenze del settore archeologico. Anche qui ci sono tantissime applicazioni che il programma Copernicus può supportare, per esempio nell'analizzare le aree su cui si sospetta che ci siano, per esempio, dei manufatti, qualcosa che può essere di interesse per l'ambito dell'archeologia. Su questo possiamo sentirci condividere, per esempio, noi abbiamo visibilità su tantissime applicazioni che sfruttano i dati Copernicus e che spesso hanno la limitazione di non poter usare completamente i dati del programma perché diventa costoso accedere a servizi di monitoraggio che per esempio mi facciano capire come variazioni della vegetazione possono nascondere la presenza di qualcosa che è stato sepolto o coperto dalla vegetazione in quell'area. Utilizzare magari un servizio di monitoraggio che invece mi va a controllare tutta l'evoluzione di quel territorio in un intero periodo di tempo magari mi fa scoprire qualcosa. Sto facendo un esempio veramente molto banale e molto semplice per consentire a tutti di capire qual è la differenza tra prendere un'immagine di Google Maps o Google Earth che mi fa vedere che è stata acquisita in un certo periodo di tempo rispetto a accedere a un servizio che di quell'area mi fa vedere come cambia la copertura vegetativa nel corso di un intero anno. Abbiamo ancora qualche minuto per raccogliere qualche altra domanda. Come possiamo metterci in contatto? Dovreste ancora vedere, non so se abbiamo ancora la condivisione aperta, sì. L'indirizzo email ocre@planetech.it è il modo migliore per metterci in contatto, mandarci delle richieste, così che Francesca, io o qualcun altro del team Planetech possa supportarvi in questo processo. Ovviamente condivideremo le slide, quindi avrete tutte le informazioni anche sui link per l'application form, per la pagina ufficiale del programma Ocre, potrete approfondire insomma un po' tutti gli aspetti anche successivamente a questo webinar e poi possiamo risentirci senza problemi. Quindi ricordiamoci che la scadenza più importante da rispettare è quella del 30 novembre, quindi fra meno di 2 settimane scade il termine per poter fare l'application per il programma Ocre. Poi si aprirà un'altra call probabilmente a febbraio dell'anno prossimo. Però sicuramente io non perderei l'occasione di presentare un'idea di progetto già adesso, perché come sempre accade in questi processi che durano molto tempo, magari chi prima arriva meglio può sfruttare le opportunità, anche il fatto che il programma non sia ancora così noto. Chi oggi partecipa ha avuto la fortuna di scoprire che c'è questa opportunità e magari riesce a intercettare prima di altri la disponibilità di budget. Raffaella chiede se i possibili servizi che si possono richiedere si trovano su IOMOL. Allora faccio una parentesi brevissima su questo. IOMOL, che cos'è? Quindi è un marketplace che è stato realizzato da ERSC, dall'Associazione delle Imprese dell'Osservazione della Terra Europea, per dare visibilità ai servizi che le aziende socie pubblicano. Quindi su IOMOL noi abbiamo degli esempi di servizi che si possono richiedere. Noi come Planetech chiaramente auspichiamo che vengano richiesti servizi che noi siamo in grado di offrire. Diciamo anche che se ci sono servizi particolari che sono necessari a supportare attività di ricerca, possiamo anche pensare di confezionarli ex novo. Quindi non ci sono limiti alla fantasia, ci sono i limiti legati alla fattibilità tecnica delle soluzioni che si vanno a immaginare e creare. Il 30 novembre, rispondo a un'altra domanda, è la scadenza della prima call per i servizi di osservazione della Terra. Quindi i voucher sono riservati a enti di ricerca europei, quindi gli enti di ricerca che sono nei paesi della mappa che mostrava prima Francesca. Le aree di indagine possono essere aree di indagine globali, non ci sono limiti
naturalmente aree coperte da dati del programma Copernicus possono essere in qualsiasi parte del mondo. Il budget si costruisce insieme al provider del servizio. In linea di massima sì, è chiaro che sentirci in questa fase per capire più o meno quale può essere il budget da richiedere per un servizio che dura 6 mesi o che dura un anno, che tipicamente varia anche in funzione della dimensione dell'area che si vuole monitorare, può essere opportuno. Se invece qualcuno ha già un'idea di massima del budget richiesto, può fare una richiesta indicando qual è il livello di finanziamento a cui vuole accedere. Ricordiamoci che il livello di finanziamento varia anche in funzione della durata del progetto, secondo lo schema che Francesca mostrava prima e che è riportato nel form di presentazione. Il CMR è leggibile, certamente. È assolutamente leggibile. Va bene, credo che il tempo a nostra disposizione sia terminato. Io ringrazio tutti quanti. Giusto un'ultima domanda che è arrivata: è prevista la fruizione di dati LIDAR. Non possiamo richiedere il finanziamento per l'acquisto di dati LIDAR, ma possiamo richiedere il finanziamento di servizi che in qualche modo combinino, per esempio, i dati LIDAR con dati Copernicus. Copernicus ci deve stare sempre. Può essere, l'informazione che arriva da Copernicus può essere arricchita da altre fonti di dati, ma Copernicus deve essere sempre presente. Rispondo io ad Alessandro, visto che già ci conosciamo, sulla tipologia di bandi che vengono preferiti per l'accesso ad Ocre. Non c'è una tipologia di bandi preferiti, cioè un progetto Horizon 2020 non è favorito rispetto a un progetto PON o POR, purché siano progetti di ricerca con nessun fine commerciale. Per il resto non ci sono limiti. Grazie Mimmo. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Naturalmente continuate a mandarci le vostre domande anche via email, saremo felici di rispondere e di supportarvi nella presentazione del progetto. Questo webinar sarà disponibile comunque online pubblicamente e anche la seconda call per l'Earth Observation sarà destinata agli stessi soggetti e consentirà di ottenere voucher per l'acquisto di servizi analoghi. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la partecipazione e arrivederci a presto. Grazie, buona serata.